Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video dei prodotti smaltiti più o meno direi negli ultimi 2-3 secoli, non so da quanto tempo non registro questo video, se non sbaglio l'ultimo risale ad aprile, quindi veramente un casino di tempo fa, ma quest'estate è stato un po' particolare direi, sì, ho avuto una sola cosa da fare che mi ha impegnato tutta l'estate e non mi ha lasciato vivere praticamente. I video che avete visto quest'estate sono stati registrati praticamente in due, massimo tre pomeriggi che ho ritagliato a questa unica cosa che ho fatto nell'estate. Se volete sapere di cosa ho fatto quest'estate oppure quello che volevo fare che alla fine non sono riuscita a fare, lo trovate nell'ultimo video che mi preparo con voi che vi lascio nelle schede informative. Non ricordo mai dove sono. Comunque, giù nell'info box per quanto riguarda questo video vi lascio ovviamente la lista completa di tutti questi bei prodotti che ho smaltito in questi ultimi 7.000 anni, di cui uno già sta cadendo. Dei prodotti de che esiste, la recensione sul mio canale, ovviamente vi lascio il link del video con il minutaggio esatto. Partiamo subito, tanto ormai sta già esplodendo il sacchetto. Prima cosa che è saltata fuori è questo colluttorio della Curasept, è un day care colluttore a oli essenziali protezione completa agli agrumi, no alcol SLF free. È un colluttorio a base di olio essenziale zingo e xilitolo, usato almeno 2 volte al giorno. In associazione a normali procedure di igiene oraria assicura 8 importanti benefici: riduce la placca batterica, causa di irritazione della mucosa orale, mantiene le gengive in buono stato, protegge dalle carie, rinforza lo smalto, previene la formazione del tartaro, combatte le alitosi, mantiene naturale il bianco dei denti. Deterge profondamente i denti, gengive e cavo orale. Non brucia, non irrita. Non contiene sodio, lauril, solfato, alcol, possibili casi di irritazione delle mucose in soggetti particolarmente predisposti. Uno sciacquo per circa 1 minuto in 20 ml di colluttorio. Usare il tappo dosatore dopo la quotidiana pulizia dei denti almeno 2 volte al giorno. È un contenitore da 500 ml. Ma allora, io normalmente per la mia igiene orale utilizzo ovviamente lo spazzolino elettrico in questo periodo e un normale dentifricio. Il colluttorio lo utilizzo pochissime volte, anche perché il mio dentista non me l'ha consigliato, non lo ritiene ideale per la mia pulizia. Mi ha sconsigliato anche il filo interdentale per il semplice motivo che ho i denti che sono troppo ravvicinati e sforzando col filo rischio di andare a creare dei microtraumi alle gengive, fare tanti piccoli microlividi che ovviamente nel corso del tempo andrebbero a rovinare il tutto. Però di tanto in tanto ha detto quando ad esempio dopo la pulizia dei denti, quella professionale intendo, vuoi tenere per un periodo più lungo questa sensazione di pulizia estrema, ogni tanto, una sola volta al giorno, utilizza un colluttorio. Ho preso questo qua perché era gli agrumi. Già non sopporto molto il profumo di colluttorio, quindi ho preso da quelli agrumi, forse è meno forte. Effettivamente non mi ha dato fastidio, tipo allo stomaco, perché quella senza profumazione un pochino mi danno fastidio. Dopo che ho finito questa confezione, anche l'altra, perché ora c'avevo anche una piccolina da parte, sono tornata comunque dal dottore per un'ulteriore visita e mi ha trovato abbastanza bene, quindi mi ha aiutato a tenere i miei denti puliti per più tempo possibile. Ora ci devo ritornare, non ci voglio andare, io odio andare dal dentista. Poi, mettiamola di qua la bustina. Ho terminato questa confezione di crema latte corpo della Yves Rocher Bertin du Jardin, praticamente un mattino nel giardino. A che cosa era? Un attimino solo.
ai fiori di ciliegio. Questa confezione mi fu regalata da un'amica quest'inverno a Natale. C'era questa confezione, il dolce a schiuma e il profumo. Il profumo non l'ho ancora utilizzato, che non sono amante troppo di profumi. Questo l'ho terminato e il dolce a crema, dolce a schiuma. È passato una ladruncola mia sorella e non lo trovo più. Credo che se lo sia rubato lei. Comunque, per quanto riguarda questo latte corpo, a parte il profumo buonissimo di fiorellini che rimane sul corpo, lascia la pelle molto idratata. L'ho utilizzato anche come doposole e mi ha aiutato a ristabilire l'equilibrio della mia pelle, quindi dopo il sole ovviamente si è un po' disidratati e mi ha aiutato parecchio. Poi il profumo è perfetto, mi è piaciuto. Poi ho terminato della Dolce Sguardi il solvente profumato per unghie con acetone da 120 ml, un made in Italy. Io utilizzo sempre solventi con acetone perché rimanendo di meno col batuffolo sull'unghia per poter togliere lo smalto, vedo che mi si stressano meno le unghie. Invece quelli senza acetone non sempre sono efficaci al 100%, dovrei andare a tentativi e sprecare soldi, eccetera. Quindi preferisco sempre utilizzare questi con acetone. Eccolo qua, questo è l'altro colluttorio che ho utilizzato perché avevo questa provina campione gratuito della Listerine difesa denti e gengive, zero alcol, gusto delicato, tripazione, riduce efficacemente la placca, rinforza i denti, protegge dalle infiammazioni gengivali. Ho utilizzato 2 volte al giorno Listerine difesa dei denti e gengive, gusto delicato, dona protezione per le gengive più sane e denti più forti. Ora con il gusto più delicato e senza alcol. Effettivamente perché avevo usato Listerine 2-3 anni fa ed era troppo, non mi piaceva. Triplazione con fluoruro rinforza i denti e previene l'insorgenza di carie, riduce la placca per mantenere l'igiene, le gengive sane anche al di sotto della linea gengivale, aiuta a prevenire problemi gengivali. Efficace soprattutto se usato di mattina e sera dopo lo spazzolamento. Versare 20 ml in un bicchiere, effettuare uno sciacquo per 30 secondi facendo passare bene il liquido tutta la bocca. Non ingerire, va bene. Questo, a differenza dell'altro, quindi che era senza un profumo delicato, questo mi ha dato un pochino più di fastidio. Ancora si sente troppo forte, mi dà fastidio allo stomaco quando il prodotto è troppo forte, però non è che mi sono, è di menta delicata, quindi comunque dopo ti lascia questa bella bocca bella fresca e profumata, quindi non è che dici ha un brutto sapore. A chi piace, buono. Io preferisco l'altro. Poi ho finito della Clinique la Moisturize Surge, quindi la crema, gel crema autoreidratante 72 ore. Ho adorato questa crema morbida, un gel bellissimo sul viso, morbidissimo, ti lasciava una pelle idratata da paura, stupendo. E probabilmente se trovo quei kit come mi fu regalato, ho l'intenzione di ricomprarla perché mi è piaciuta. Mi sto flushando. Poi ho terminato della Bottega Verde la maschera purificante opacizzante pelli impure o grasse. Anche questa mi è piaciuta molto. E di questa avete visto anche un'applicazione in un video di skincare settimanale. Eventualmente ve la lascio sempre nelle schede informative. Buona, mi è piaciuta. Ora non ho nessuna maschera, ora che ci penso. Devo comprare una maschera. Poi ho terminato della Botanica naturalmente questo Deo Roll-On neutro. Con alume di rocca naturale assorbe il sudore, efficace tutto il giorno. Mi è piaciuto tantissimo perché non mi ha irritato la zona ascellare e mi ha lasciato fresca e pulita veramente per tutta la giornata. Sempre della Clinique, sempre della linea Moisturize. Questa qua è la maschera nutriente notte. Questa è una confezione piccola perché mi fu regalato un kit con tutti i prodotti. Anche di questa l'ho
L'ho adorata, ne basta poco per... Io ho una pelle misto, normale mista, in alcune zone un pochino più grassa in estate come il naso, e questa l'ho utilizzata nel periodo primaverile andando verso l'estate, di notte ne basta poco, facevo ovviamente tutto il viso e il collo e la mattina dopo avevo una pelle morbidissima. Poi ho terminato questa confezione da 50 ml, quindi un campioncino del gel micellare della Venus, detossinante, strucca, drena, purifica, viso, occhi e labbra, risveglia la luminosità, non contiene oli per tutti i tipi di pelle. Mi è piaciuto molto struccarmi con questo prodotto, ne mettevo una piccola quantità, struccavo prima le ciglia e gli occhi, dopo... poi un'altra piccola quantità per fare tutto il viso, 50 ml mi è durato diverse settimane, almeno quasi 2 mesi. Caos. Allora, una delle creme solari che ho finito quest'estate, ne ho finite tantissime. Questa è della Le Roche, crema solare baby, SPF 30, protezione media, 250 ml. Allora, era un filtro solare ad alta protezione per i danni fotoindotti, eritemi solare e fotodermatiti. Vabbè, come sempre, se applicarlo, non esporsi al sole, vabbè, le solite indicazioni. Allora, questa crema mi ha protetto, non posso dire il contrario, ma l'applicazione è stata un incubo, è un cremozzo pesante, tipo un burro, difficile da stendere, lasciava pallini, l'ho finita per disperazione perché io odio sprecare i prodotti, ci sono rimasta veramente male, non ricordo quanto l'ho pagato, ma intorno forse alle 15 euro in offerta in parafarmacia, o intorno ai 10 euro, no, non mi ricordo più, no, ma è veramente odiosa, anche il mio fidanzato, perché tutte le creme solari che vedrete in questo video le ho usate insieme al mio fidanzato, onde evitare di sprecare prodotto, abbiamo preferito comprare una crema per volta, anche per non rovinarle per il sole, eccetera, e usarle in due, però comunque no. Poi una crema per bimbi così pastosa, il bambino ti sguiscia dalle mani che vuole andare in acqua, se lo vogliamo. Poi proseguiamo. Per quanto riguarda la detersione corpo, all'inizio vi dicevo che non vi avrei presentato bagno schiuma, doccia schiuma che usavamo tutti in famiglia per non imbrogliare e quindi farvi vedere effettivamente quello che io andavo a finire. Però mi sono resa conto che questi video aiutano anche a fare delle piccole recensioni e quindi secondo me ho cambiato idea, nel senso che vi mostrerò quando mi ricordo di andarlo a prendere in doccia quando è finito i doccia schiuma che utilizziamo tutti quanti, perché alcuni mi sono piaciuti tantissimi e altri mi hanno deluso tantissimo. E questo è uno di questi casi. Questo è della Natura Verde Bio, è un detergente corpo eco biologico, nutriente e rinfrescante con olio di argan e fiori d'arancio. Non SLE, parabeni, petrolati, coloranti e siliconi dei Giardini Imperiale. Questa è una confezione famiglia da 500 ml. Allora, dona alla tua pelle una piacevole e naturale sensazione di morbidezza e fresco benessere, oltre a lasciarti un delicato profumo. Grazie alla sua formula prima e priva di agenti schiumogeni aggressivi, parabeni, coloranti e petrolati, può essere usato come detersione quotidiana. Naturalmente bio per un mondo migliore, che carino. Allora. Vabbè, c'è la certificazione, materie prime certificate, è un made in Italy. Allora, questo detergente, a parte il profumo, si è rotto subito il tappino, nota negativa. Il profumo molto delicato ed è stato un detergente facile, nel senso che facile da far schiumare leggermente per pulire il corpo, facile da risciacquare dopo, se non in casi estremi, dopo una giornata di mare, talvolta non ho messo neanche la crema dopo perché non ne sentivo l'esigenza. È stato veramente un buon prodotto, mi è piaciuto tantissimo.
è certificato anche ICEA. Veramente un buon prodotto, bella. Poi proseguiamo. Ci sono delle salviette struccanti, sì, diverse. Allora, prendiamo ora le salviette struccanti. Ho terminato due della seta blu da 40 pezzi, quelle con acqua micellare che utilizzo da sempre, mi trovo benissimo. Poi, nei piccoli spostamenti che ho fatto, ho terminato questa delle acqua di, all'acqua di rosa, le salviette struccanti o viso, occhi e labbra. E poi questa della Fresh and Clean per pelli normali, 12 salviette. Però queste mi sono piaciute tanto, c'è anche la recensione. Poi, proseguendo, ecco, questo è un altro dell'esempio dei detergenti. Questo è dei Provenzali, il bagno schiuma erboristico vellutante per tutti i tipi di pelle, SPF 5.5, profumi di tè verde, origine vegetale. È un prodotto con base delicatissima di origine vegetale, arricchito con un vero olio di mandorle dolci. Ecco qual era il profumo buono. Io adoro il profumo di mandorle dolci. Dalle note proprietà idratanti e emollienti. È finemente profumato al tè verde, ideale per il genere di tutta la famiglia. Contiene materie prime di origine vegetale, non addensato con sale. Per le scelte dei nostri cosmetici, senza SLE, vabbè, parabeni. C'è il coniglietto che zompetta. Questa confezione è da 40 ml. C'è anche la doppia pellicola, doveva spiegare un pochettino l'inci. Allora, di questo prodotto ho adorato il profumo. Il profumo, allora, c'è una nota delicata dell'olio di mandorle, si sente, e poi questa sprezzata di tè verde rinvigorente, veramente è stato bello vitale, nel senso che sotto la doccia, prima mattina, utilizzando questa ti svegliavi, veramente buono, molto, molto, anche questo facile da risciacquare, però fa più schiuma rispetto a quello che vi ho mostrato prima. E però vabbè, si sciacqua velocemente, non è quello il problema. Allora, la telecamera si è già spenta una volta, quindi vuol dire che sto chiacchierando almeno da una ventina di minuti, quindi andiamo un pochino più rapidi. Il mio detergente intimo degli ultimi forse un paio di anni, della Neutromed pH 3.5, Expert Activi, igiene intimo attivo con salvia aloe vera, aiuta a mantenere il naturale equilibrio della flora batterica, della flora intima non batterica, pH delicato, indicato durante il ciclo mestruale, gravidanza e post parto. Mi è piaciuto veramente tantissimo, è una confezione da 40 ml. Poi, altra crema solare del periodo, questa della Lictena, è un derma solare UVA UVB 50 più SPF, protezione molto alta, latte bimbi con Heliosan 3, chiedo scusa per l'elicottero, anti-eritema, idratante, antiossidante per pelli sensibili e reattiva. Questa è 200 ml, questa rispetto all'altra che vi ho mostrato, sempre baby, è molto, è stato molto più facile utilizzarla, perché è proprio un latte molto veloce, si spalma velocemente, non lascia residui bianchi, ti senti protetta, è molto molto idratata rispetto a tutte le creme solari che ho mai provato nella mia vita. Veramente questa qua è stata molto idratante, mi è piaciuta tantissimo. Eventualmente l'anno prossimo ci devo fare un pensierino. Poi continuiamo, altra crema solare, questa della Dermolab Laboratori Deborah Group, SPF sempre 50+, latte solare, protezione molto alta, resistente all'acqua, acido ialuronico, idratazione multilivello, protegge e idrata. Vabbè, le solite avvertenze. Questa è da 200 ml. Questa
L'unica cosa positiva era il profumo, per il resto troppo soffocante. Mettere questa crema, difficile da spalmare, rimaneva sempre troppo in superficie, prima di fare il bagno dovevamo aspettare un sacco di tempo. È stato un incubo, questa crema è stato un incubo veramente. Eccessiva. C'è scritto texture leggera, ma io l'ho sentita veramente esagerata. Si poteva usare anche sul viso, non l'ho mai utilizzata sul viso, perché per il viso ho preso un'altra crema che vi ho già recensito, se non erro, e trovate la recensione giù nell'info box. Sì, l'ho recensita. Sì, l'ho recensita. Mi perdo i pezzi. No, questa qua proprio zero. No. Protezione UV, non mi è piaciuta proprio, pesantissima, un mattone addosso, difficile da spalmare, no, questa no. Poi, allora, una crema per le gambe della linea Intensive Ippocastano, gambe stanche, affaticate e appesantite, arricchito con estratto di zenzero e russo. Dalla ricerca Montefarmaco nasce la linea Intensive, una gamma di prodotti innovativi interamente caratterizzata da sinergia di fisiocomplessi vegetali e attivi ed elevata biodisponibilità che potenziano la funzionalità naturale di ogni prodotto. Intensive Ippocastano si distingue per la presenza di del complesso Stamifast, acceleratore di assorbimento e biodisponibile alle sostanze attive che favoriscono il processo di regenerazione dell'epidermide, senza parabeni, coloranti, petrolati, profumi, testato per il nickel, cromo e cobalto. È un gel attivo per il trattamento rilassante delle gambe e caviglie stanche, affaticate e pesantite. Dona un'immediata sensazione di sollievo e freschezza. Contiene estratto di zenzero, brusco, ippocastano, perché esaltano la funzionalità del gel. Il complesso Stamifast facilita la penetrazione degli attivi naturali contenuti e l'effetto tonico tutto naturale. È una confezione da 100 ml. Eccola qua. Quindi molto piccolina rispetto al resto, ad esempio ora sto utilizzando questa dei Provenzali e questa da 200 ml, quindi praticamente il doppio. È un gel che basta veramente poco, una noce sul palmo della mano, l'ho passata dalle caviglie a salire su fino dietro al ginocchio. Si assorbe nel giro di pochissimo, veramente dopo poco hai già la sensazione di pelle non più appiccicaticcia, ma di pelle di gambe risollevate, fresche, toniche, scattanti. Mi è piaciuto tanto e quest'estate che è stata veramente tosta per il caldo mi ha aiutato tantissimo. Io di solito la metto, ok, o la sera prima di andare a dormire e rimango un po' con le gambe a penzoloni, oppure pomeriggio se decido di rilassarmi un pochettino qua sul letto di mia sorella, la metto, mi distendo e alzo sempre le gambe, mi vedo, non so, una serie TV, qualsiasi cosa. Dopo questo piccolo periodo di relax ti alzi, sei pronta a ricominciare il pomeriggio veramente. Proseguiamo, della Garnier Bio, certificato EcoCert, ho finito il nuovo timo fortificante, il tonico perfezionatore, olio essenziale biologico di timo e acido salicilico per pelli miste. Anche questo l'avete visto pure in azione nel video di skincare settimanale, mi è piaciuto veramente tanto, un bellissimo, buonissimo profumo, rinfrescante, tonificante. Bella, veramente molto bella come tonico, bello come tonico. Poi della Sant'Angelica Cellulase, crema corpo effetto lifting, levigante, rassodante, 150 ml. Non l'ho comprata per l'effetto lifting, ma ho da utilizzare come un semplice idratante. Mi è piaciuta, si assorbe facilmente, veramente buona, ha lasciato la pelle veramente molto morbida. Proseguiamo della Essence i cerottini per il naso, sono i miei cerottini preferiti e che funzionano veramente su qualsiasi tipo di punto nero, li utilizzo da sempre, da quando Essence è arrivata a Salerno,
non mi ricordo, forse 2010 più o meno. Vado a buttare questo pennello di un set della Kiotis, l'avevo tagliato perché me ne serviva uno corto e ora non regge più per dei peletti, quindi lo devo per forza buttare. Lo utilizzavo per fare la bozza di sfumatura scura nell'angolo esterno dell'occhio, invece di un pennello tipo penna preferivo questo che era molto piccolo per i dettagli. Poi ho terminato un altro acetone per le unghie, sempre lo stesso, sempre Dolce Sguardis solvente unghie profumato per unghie. Poi ancora la mia lozione schiarente della Schultz, la utilizzo tra una seduta di colpi di sole e l'altro per schiarire un po' l'attaccatura. E lo utilizzo da sempre, mi trovo benissimo, perfetto. Poi utilizzo tutta la linea della Schultz, lo shampoo, il balsamo, la maschera, veramente ottimo, veramente ottimi. Poi ho terminato questa liquid powder della Cargo, un gel colorato che si trasforma in polvere. Era la numerazione 1, light medium. È stato comodo utilizzarlo, specialmente in quelle giornate che non ho avuto voglia di truccarmi e quindi passavo giusto questo che mi opacizzava e poi un po' di fard e go. Non mi è piaciuto invece come cipa sopra il fondotinta, mi scioglieva il fondotinta, non era buono. Poi ho terminato della Jafra uno dei miei contorni d'occhi preferiti, i Beauty Dynamic. È una crema idratante per il contorno occhi, SPF 15, è schiarente, riduce le occhiaie, riduce le borse, è bellissimo, mi piace tantissimo, secondo me ne ho fatti almeno 3 o 4. Vado a cestinare queste ciglia finte di Essence che si sono anche incollate l'una vicino all'altra, erano quelle piccoline per rinfoltire la parte finale. Poi altra crema solare che ho finito, sempre una 50+, questa è della Stenom, la utilizzo da sempre, sono 35 anni che utilizzo prodotti della Stenom per il corpo e mi sono sempre trovata benissimo. È della linea Sun Protection, della linea Dermacare, protezione solare molto alta senza profumo, SPF 50+, 150 ml, è una crema liquida, se si può dire. Il dosatore è questo qua, con il beccuccio così, si stende facilmente, si assorbe rapidamente, ti senti protetta, veramente ottimo. Ma quante creme solari utilizzate? Eppure sono andata relativamente poco a mare. Poi piccolo campioncino di profumo di Square 2, poi un top coat dell'Astra, quello effetto matte, super matte top coat, effetto matte, asciugatura veloce, lunga duratura, 5 free. Ni. Il potere opacizzante dura pochissimo, non dura tanto come top coat, veramente ni. Poi, altro smalto della Wet n Wild, della linea Wild Shine, nel color, un contenitore da 12.3 ml, in semplice trasparente. Vediamo se c'è il nome, dovrebbe essere tipo clear, qualcosa del genere. Si è cancellato il nome, sì. Ok. Un semplice smalto trasparente che io utilizzo quando non ho tipo top coat o base coat, tampono con questi. Mi è arrivato un uccello sul... un uccellino, un uccellone si era fermato sulla ringhiera, ha sbattuto le ali, ha fatto un caos di pazzi, vabbè. Stavo dicendo, quindi lo utilizzo come base coat se mi dovesse mancare il base coat, come top coat idem per con patate, di tanto in tanto se voglio soltanto un effetto lucido con le mie unghiette che si vedono sotto lo metto così, giusto una passata e via.
e lo utilizzo per incollarci i glitter. Ragazzi, sta venendo giù il bordello. Sorvoliamo. Proseguiamo. L'ultima confezione, prodotto nella confezione di Clinique, questa è la super reclamata Clinique All About Eyes, riduce le occhiaie, i gonfiori, è una crema gel idratante per il contorno occhi, veramente favolosa. Mi è piaciuta tantissimo. Questa era la confezione piccola da 5 ml, però mi è durata tantissimo, quindi immagino quella da 15 quanto mi potrebbe durare. Ottima, veramente ottima. Poi crema della Stenom, crema mani della linea Hand Care. Questa era una confezione particolare, qui ci sono tipo dei disegnini natalizi, però è la classica crema della Stenom, crema protettiva mani per mani secche. La utilizzo da sempre, adoro i suoi profumi, il profumo della crema in sé è un pochettino molto corposa, quindi ottima anche per le cuticole delle unghie, è favolosa. Poi questa che sembra una penna, ma in realtà è una lozione per le mani all'aloe vera da 7 punto, da 7 ml con il. Mi è piaciuta tanto, ho fatto anche la recensione, poi la confezione era comoda da tenere in borsa. Poi, della Essence il mascara top coat Forbidden Volume Lash, Fast Lash Mascara Top Coat. Ecco qua. Anche una mia ciglia mi è piaciuta. Normalmente la utilizzavo ad esempio quando volevo avere un effetto wow, allora mettevo come si chiama? Dio, sempre della Essence, la base, quella bianca per dare volume, un mascara volumizzante qualsiasi. Poi andavo a mettere questa solo alla radice e tiravo, mi lasciava proprio un volume estremo alla radice, e più su, se mi andava, mettevo anche un altro top coat allungante, cioè le ciglia così, se poi le piegavo mi arrivavano qua dietro, bellissime. Poi vado a buttare il tappino, dove sta, eccolo qua, questo tempera matita della Essence che ho utilizzato secondo me 3 volte, sarà uscito difettato, mi ha rotto matite e matite, quindi lo vado a buttare. Ora ne tengo un altro, questo qua veramente, quello che ho utilizzato prima mi è durato finché le lime, poi le lamette qui non si sono rovinate, e quindi l'ho dovuto buttare, ma mi sarà durato 5 anni. Questo è uscito male, e questo è uscito male, quasi finito. Smalto della Bottega Verde, trattamento rinforzante per unghie che si sfaldano. Mi è piaciuto tantissimo questo base coat, mi ha rinforzato veramente molto le unghie. Poi una matita, ma che si vede solo il tappo perché la matita è rimasta incastrata, non so se si nota dentro, dovrebbe essere quella blu. Se mi ricordo che marca è, ve la scrivo giù nell'info box, non ne ho la più pallida idea, non mi ricordo. Poi un altro smalto della i Rocher, quelli piccolini da 3 ml in colorazione Orchidey Rose, molto molto un bellissimo color carne rosato, bello, molto fine e delicato. Mia madre, che non usa gli smalti, questo colore l'ha utilizzato, quando l'ha utilizzato? 2 anni fa, sì, 2 anni fa, quando si è sposato mio cugino. Sulle unghie delle mani e dei piedi era veramente chic. Bella mamma. Poi ultimo prodotto, una matita per ciglia, ma è rimasta, forse era quella della Shaka, non mi ricordo più, non si legge, andrò alla ricerca per capire che qualche marca era, ma dovrebbe essere Shaka, non ne sono sicurissima. Ok, dopo 72 ore finalmente
La bustina qui molto carina e vuota. Io ti ringrazio per aver avuto la pazienza e la forza di arrivare fino in fondo a questo video. Ti abbraccio, sei stata favolosa o favoloso. Se ti va, supportami con un pollice in su, oppure se sei contenta di quanto lavoro anche psicologico abbia fatto per tenere considerato tutto questo da maggio ad oggi, che siamo ai primi di settembre. A un certo punto non sapevo più dove metterli. Comunque, supportami sempre con un pollice in su. Se non vuoi perdere tutti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box e nella schermata finale. Io nel frattempo ti ringrazio, ti abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!